Ecco, se proprio posso dare un piccolo, neanche consiglio, suggerimento, forse vorrei io vedere una cosa nuova, potrebbe essere quella sabbia che ancora si porta, questa sabbia un po' vecchia, forse magari se si potesse cambiare la sabbia mettendo quella sabbia bianca, bellissima, magari darebbe forse più Ma io credo, io non sono lustro. molto d'accordo perché la peculiarità dell'area vesuviana è proprio la Sì. sabbia vulcanica che è bellissima. In questi giorni noi abbiamo fatto una pulizia radicale delle nostre spiagge e una volta pulita questa sabbia, rimossa, diciamo, e filtrata, perché là c'erano anni e anni di incuria, di Certo. accumuli di spazzatura di vario genere, devo dire che è una sabbia molto molto bella, gradevole, è una sabbia per capirci tipo il litorale siciliano, Ecco. perché è una sabbia soprattutto quello messinese e catanese, Sì, vulcanica, certo. perché è una sabbia di, insomma, di Estrazione estrazione pozzolana, vulcanica, è molto bella. Poi è chiaro che il fondale non sarà mai chiaro perché la sabbia, essendo di origine vulcanica, è un po' scura, quindi non avremo mai quell'effetto, però insomma noi dobbiamo pure essere orgogliosi di quello che c'è. Di quello che abbiamo e poi lo dobbiamo curare. E tra l'altro io ne approfitto per invitarti a fare un bagno a Volentieri. Portici, quindi preparati il costume, insomma tutto l'armamentario Non che c'è problema. serve per farti il bagno, perché io credo che al di là di ogni cosa noi abbiamo un grande dovere, una grande responsabilità. Per anni le classi dirigenti di questa regione hanno lasciato all'incuria il nostro mare. Il mare è diventato, diciamo, uno sversatoio pubblico sul quale ognuno di noi praticamente contribuiva a inquinarlo ogni giorno sempre di più. Pensiamo a quello che è successo praticamente col Sarno, che insomma da poco tempo si sta lavorando per bonificarlo. Pensiamo a tutto quello che è successo in ogni città, diciamo, che affacciava la costa. Noi abbiamo un dovere verso i nostri figli e verso i figli dei nostri figli. Insomma, chi ha un ruolo pubblico si deve impegnare senza sosta e allo spasimo, fino al massimo delle proprie energie, perché questa grande risorsa credo che rappresenti il volano dello sviluppo del Certo. Mezzogiorno, ma soprattutto delle nostre città, le città della Campania, le città vesuviane. E su questo credo che la Regione Campania, la Provincia di Napoli, noi comuni dobbiamo fare un grande patto istituzionale, perché dal mare parte praticamente il volano, il cardine degli investimenti che mettono questo territorio, diciamo, in condizione di guardare a queste prospettive come risorse e come possibilità di E sviluppo. soprattutto di fare la differenza. Noi parliamo sempre, Angelo, dei nostri giovani e della disoccupazione, ma la disoccupazione non si può immaginare di risolverla facendoli assumere ai comuni o alle società Certo. pubbliche o ai ministeri. Insomma, questa è una parte del problema. Il problema della disoccupazione nel nostro territorio si risolve attraverso un meccanismo virtuoso che mette in condizione un investitore di poter fare praticamente delle scelte imprenditoriali sul territorio, di avere un ritorno e attraverso queste scelte imprenditoriali, questi investimenti, poter assumere una serie di giovani con varie qualifiche per una serie di attività. E immaginiamo che cosa può significare a Portici, 1200 metri di costa, lidi, noi intendiamo fare spiagge libere, ma vogliamo chiaramente anche un attrezzaggio dal punto di vista dell'intrattenimento. Una delle Servizi, ragazze certo. intervistate diceva la zona del porto, la zona del Granatello, con una serie di grandi investimenti da parte dell'amministrazione, ma con fondi regionali e europei, è stata messa in condizione di essere una zona della Movida. Quindi oggi in quella zona, in quell'area, ci lavorano qualcosa come 60-70 ragazzi attraverso, diciamo, meccanismi imprenditoriali Certo. autonomi che hanno trovato una condizione favorevole ambientale e che quindi in qualche modo hanno voluto fare degli investimenti imprenditoriali che riguardano l'intrattenimento, il tempo libero, la ristorazione. Quindi da questo punto di vista è questo il meccanismo che noi dobbiamo incentivare. Investimenti. Attrarre investimenti, come si attraggono gli investimenti? Creando, diciamo, quelle condizioni attraverso le quali l'imprenditore trova la convenienza a venire a investire e a mettere su un'azienda. Adesso, amici telespettatori, lasciamo un po' il mare e parliamo della questione rifiuti. Già perché il sindaco qui presente è stato forse indicato a modello anche da parte di tanti colleghi, ma soprattutto è riuscito nel momento dell'emergenza, a non a subire, diciamo così, i rifiuti nel suo paese. Come ha fatto, come non l'ha fatto, adesso ce lo spiegherà. Noi intanto abbiamo preparato un servizio che parla proprio della questione dei rifiuti a Portici. Vediamo.
Funziona talmente bene il sistema della differenziata qui a Portici che a tal proposito siamo venuti nell'isola ecologica e nemmeno a farlo apposta c'era un cittadino che aveva appena finito di gettare del materiale, chiaramente che non gli serviva più. Esatto. Lei che cosa ha buttato stamattina? Io ho pulito la mia cantinola ed ho portato qui all'isola ecologica con la mia macchina diversi residui vecchi, una vecchia tenda, piatti non buoni, materiale di plastica. E l'ho portato qui, ma questo oltre a venire oggi, anche altre volte per qualche cosa di casa che non poteva tenerla, l'ho portato all'isola ecologica. Un polmone di sfogo per noi cittadini quando portiamo quelle che non ci serve più. Oggi la vita ha avuto delle trasformazioni sotto tutti i punti di vista, anche una vecchia radio con le batterie, con le pile, oggi non è buona più. Io l'ho portato qui. Ringrazio l'amministrazione, non di cuore, ma per l'impegno che ha dato alla raccolta differenziata del nostro comune, che siamo quasi soli a fare questo a Portici, perché altri comuni arrancano, ma non sono arrivata alla validità del progetto, dell'indirizzo del progetto che il nostro sindaco ha avuto per Portici. Noi stiamo oltre a una 60-70%. Lei è un altro cittadino di Portici che è venuto stamani a depositare qui all'isola ecologica qualcosa che naturalmente non utilizza più. Certo, ho portato una lavatrice a casa che non andava più e l'ho portata qui. Una cosa che fa abitualmente, no? Certo, porto anche altri materiali, tipo plastica, legno, non so, pile esauste, la batteria della macchina che ho sostituito recentemente. Senta, funziona quindi questa raccolta differenziata a Portici? Funziona la raccolta differenziata e funziona benissimo anche l'isola ecologica. A che livello siete con la raccolta differenziata? Credo da quello che ho potuto leggere anche sul portale del comune siamo sul 65%. Non ci sono rifiuti abbandonati per strada? Assolutamente no, su Portici no. Ecco, queste sono le ultime novità, ma partiamo dal precedente. Sì, no, nel momento dell'emergenza lei introvò un sito di trasferenza dove portava i rifiuti e poi mano a mano, secondo quanto poi gli dicevano dal commissariato, li portava nelle discariche. Sì, noi nel 2008 ci fu una gravissima crisi che durò moltissimi giorni, credo più o meno 23-24 giorni senza poter smaltire i rifiuti. Io feci una scelta, diciamo, come dire, da padre, da sindaco, credo fosse mio dovere farlo. Io ritenevo e ritengo ancora oggi che sia profondamente sbagliato lasciare i rifiuti a marcire per strada. Credo che un amministratore debba trovare una soluzione, perché l'ho ripetuto pure più volte, qua nessun medico ci ha ordinato di fare sindaci. Noi facciamo i sindaci perché ci candidiamo e perché ci presentiamo agli elettori dicendo che siamo in grado di trovare soluzioni per i problemi che si creano e che si sviluppano, e anche di creare quelle condizioni di sviluppo e di benessere dei cittadini attraverso dei programmi che presentiamo. Chiaro che un'emergenza rifiuti, diciamo, non è programmabile, anche se in Campania oramai è diventata la regola l'emergenza rifiuti, quindi non è più un'emergenza, io la chiamo crisi rifiuti, perché proprio mentre stiamo andando in onda siamo alle soglie, diciamo, di una precrisi dei rifiuti, perché per una serie di problemi che speriamo che nelle prossime ore si possano risolvere. Ma nel 2008 facemmo una scelta, io non volli lasciare i rifiuti per terra, trovammo un sito di stoccaggio nella città più densamente abitata d'Europa, è una delle prime nel mondo, come dicevamo all'inizio di trasmissione. Noi siamo riusciti a trovare un sito di stoccaggio provvisorio in una zona, diciamo, a ridosso del mare, per capirci dove c'è il mitico stadio Cocuzza di calcio, diciamo, teatro di straordinarie battaglie calcistiche che hanno visto intere generazioni e squadre gloriose battersi. Al di sotto di questo stadio c'è un binario, diciamo, un binario morto, uno scalo ferroviario dismesso, e in quella zona collocammo un certo numero di cassoni a tenuta a stagno, dove praticamente tutte le volte che non riuscivamo a scaricare i rifiuti negli impianti, gli STIR, li allocavamo e li stipavamo all'interno di questi cassoni a tenuta a stagno in attesa che si sbloccassero.
gli smaltimenti, gli impianti per poter smaltire. Fu una scelta, come dire, di campo. Cioè, anziché dare la certezza al cittadino che pagava la tassa, che i rifiuti non rimanevano a terra, comunque l'amministrazione si faceva carico di trovare una soluzione al problema. Io però da quel momento percepii come fosse necessario, che quella era l'ultima volta con la quale noi ci muovevamo su questo tipo di terreno, cioè di fronteggiare l'emergenza, ma immaginammo e immaginai in prima persona che volevamo fortemente programmare e lavorare sulla raccolta differenziata. Quindi, soluzione al problema con un sito di stoccaggio, e devo dire grazie a straordinari collaboratori che mi hanno dato veramente l'anima. Io ho avuto gli operai della Leucopetra, i lavoratori della Leucopetra, la polizia municipale, il nucleo di polizia ambientale, il dirigente del settore ambiente. Vuoi vedere anche un po' le immagini che abbiamo preparato? Proprio che veramente io li porterò sempre con me nel cuore, perché senza di loro non ce l'avrei mai fatta. Poi alla fine risulta il sindaco, come il sindaco è il terminale di uno straordinario lavoro d'equipe che è stato fatto. Io ho avuto il dirigente del settimo settore, del settore ambiente, il comandante della polizia municipale, i vigili urbani, un nucleo di vigili urbani, il nucleo di polizia commerciale e ambientale, i lavoratori della Leucopetra. Angelo, mi hanno dato una mano. La Leucopetra è una società pubblica, quindi non è vero che il pubblico non può fare. Insomma, noi da qualche giorno abbiamo votato i quesiti referendari, l'acqua pubblica, eccetera. Non è vero che il pubblico non può fare. Il pubblico deve funzionare come se fosse praticamente un'azienda che deve produrre efficienza e risultati. Quindi da questo punto di vista è stata fatta una scelta. Dicevo, da quel momento abbiamo stabilito un percorso che ci doveva portare a raggiungere il 60% di raccolta differenziata. Il nostro obiettivo è sempre stato il 60% di raccolta differenziata. Poi siamo andati oltre e questo ci ha fatto piacere. Abbiamo diviso la città in tre zone, 21.000 nuclei familiari, tre step di intermedi di livello. Siamo partiti da 7.000 nuclei familiari, siamo partiti a ottobre del 2008. Dopo 4 mesi abbiamo aggiunto altre 7.000 nuclei familiari. Nel frattempo avevamo valutato le criticità, abbiamo fatto una capillare campagna di informazione, quindi brochure, manifesti, opuscoli informativi, buste fornite a tutti i cittadini. Un'intervista a una nota emittente televisiva, alla RAI, ho spiegato che i cittadini, noi eravamo terrorizzati, perché a un certo punto abbiamo tolto tutti i cassonetti di ferro dalle strade e abbiamo avviato il porta a porta, quindi la raccolta domiciliare, condominiale, secondo un calendario. Lunedì a Portici si raccoglie la carta, il cartone, il martedì si raccoglie l'indifferenziato, il mercoledì si raccoglie l'umido, la frazione organica, il giovedì la plastica e l'alluminio, il venerdì si raccoglie di nuovo l'umido, il sabato di nuovo il rifiuto indifferenziato e la domenica di nuovo l'umido.